sul canale NDA Italia, Esperienze oltre il velo, dove condividiamo le esperienze di premorte di persone che raccontano di aver visitato l'altro lato e di essere tornate. L'NDA di oggi è di Jack Morgan. Ecco la sua esperienza. Sono Jack e vivo nel Regno Unito. Lavoro come guaritore e guida spirituale. Sostengo le persone mentre si risvegliano e guariscono, in modo che possano vivere la vita che realmente vogliono vivere. Sono stato ateo per la maggior parte della mia vita. Non avevo alcun interesse per la spiritualità. Stavo studiando per diventare un medico e poi ho iniziato a lavorare nella ricerca psicologica. Quindi il mio background era la scienza ed è quello in cui credevo. È stato così fino a quando avevo circa 26 anni, quando ho avuto un incontro non casuale con un insegnante spirituale e questo ha aperto la mia mente a diversi stati di coscienza per rendermi conto che sono più del mio corpo e della mia mente e questo mi ha messo in moto su un percorso spirituale. Stavo praticando una forma di meditazione chiamata autoindagine. La stavo praticando davvero con molta dedizione e mi ha portato ad avere un'esperienza in sogno in cui stavo facendo un sogno lucido e di fronte a me c'era un insegnante spirituale. Era seduto a gambe incrociate di fronte a me e mi ha dato questo insegnamento. Mi ha detto di sentire la mano sinistra, di portare la consapevolezza sulla mia mano sinistra e sentirla. E così ho fatto. Poi mi ha detto di sentire la mano destra, di portare stavolta la consapevolezza nella mano destra. E così ho fatto. In modo da poter percepire come le mie mani fossero due cose diverse nello spazio. A questo punto ha detto, le mani sono diverse, la consapevolezza è una. Mentre lo diceva, ho capito di cosa stava parlando. Ho potuto sentire la mia consapevolezza come la stessa in entrambe le mani e quella realizzazione ha causato un cambiamento nel sogno in cui mi trovavo. Mi ha fatto vedere un'esperienza molto simile ad un'esperienza di premorte. Quello che ho vissuto in quel momento è stato che l'intero sogno è crollato su se stesso. Ho sentito la spina dorsale ruotare all'indietro ad un grado estremo. C'è stato un forte schiocco, un suono proveniente dalla spina dorsale e poi tutto è crollato nell'oscurità e tutto quello che potevo vedere era l'oscurità. Non mi sembrava nemmeno di avere un corpo a questo punto e quindi ero passato dall'essere in un sogno lucido a qualcos'altro. In questa oscurità ho potuto vedere un punto di luce in lontananza che lentamente ha iniziato ad ingrandirsi e mentre lo faceva ho sentito una paura molto forte dentro di me, la paura di morire ad un livello davvero profondo, come se tutto il mio essere stesse per essere annientato. Tutto ciò che sapevo sarebbe stato distrutto. Era una situazione molto inquietante, ma allo stesso tempo potevo sentire questa intensa beatitudine e la beatitudine sembrava fosse nella luce. Sapevo che questa luce conteneva qualcosa di positivo per me e man mano che diventava sempre più luminosa e sempre più grande, tutte le sensazioni diventavano sempre più forti e mi sentivo davvero come se stessi per morire. Ad un certo punto la luce volava davanti a me ed era tutto ciò che potevo vedere. C'era anche una sorta di barriera invisibile tra me, l'oscurità e la luce davanti a me e sentivo che c'era una specie di presenza lì con me, un essere. Questo essere mi ha offerto un invito. Mi ha detto, puoi attraversare se vuoi. La mia risposta è stata no, assolutamente no. Non c'è modo che io voglia attraversare, perché se attraverso morirò, come se fossi completamente annientato, e non lo voglio, scusa. Questo essere mi dava la sensazione simile a quella di un genitore, e proprio in quel momento mi ha dato una piccola spinta oltre quella soglia.
Sono passato dall'oscurità alla luce e quanto mi piaceva tutto ciò che stavo sperimentando. Era un oceano di luce dorata e tutta la paura che avevo sperimentato pochi istanti prima era completamente scomparsa, come se non fosse mai esistita. C'era solo questo stato di beatitudine e luce. Non so quanto tempo sono stato lì, non ne sono sicuro, ma dopo un po' ho iniziato a sentire preoccupazione per il mio corpo e per le sue condizioni. Così quella preoccupazione ha riportato la mia attenzione nel corpo e ho sentito che era madido di sudore. Alla fine quell'energia ha iniziato ad affievolirsi e poi mi sono addormentato. In seguito ho saputo del risveglio della Kundalini, di cui non avevo mai sentito parlare, e ho realizzato che è quasi sicuramente quello che mi è successo. Mi sento come se avessi attraversato una soglia di morte e così facendo sono rinato. In un certo senso, una parte di me è morta in quel processo e un'altra parte è rinata. Da allora tutto è cambiato. La mia coscienza si è appena aperta e ho iniziato ad avere esperienze che pensavo fossero solo nei film di fantascienza e nei film di fantasy. Proprio io, che avevo un background scientifico ed ero ateo, non credevo in nessuna delle cose spirituali e improvvisamente sono stato spinto a una velocità elevata in quelle esperienze. Ho iniziato ad avere esperienze fuori dal corpo e ad incontrare gli angeli. Ho sentito queste bellissime voci. Trovo sempre difficile parlare degli angeli perché comincio a piangere. La loro energia è così pura e ho iniziato ad avere queste esperienze con loro, ad interagire con loro, a parlare con loro e mi guarivano e ho realizzato che tutte queste cose che pensavo fossero inventate sono in realtà reali. Quegli esseri sono vivi e reali. E noi possiamo interagire con loro e ci sono incredibili benefici nel farlo. Solo sentire la voce è curativo perché le frequenze che trasportano calmano il nostro sistema nervoso, espandono la nostra coscienza perché sono già in quella vibrazione. Sai, qui è proprio davvero facile passarci attraverso. Ho anche iniziato a comunicare telepaticamente con esseri diversi. Le cose che dicevano avevano molto senso, come se mi venissero dati consigli e indicazioni. Hanno completamente cambiato il mio modo in cui vedo il mondo e anche tutti i diversi esseri sulla Terra che ancora tu conosci, quindi non solo angeli o esseri soprannaturali, ma anche gli alberi, la natura. Posso sentire la coscienza degli alberi e vedere la luce risplendere intorno a loro. Se metto la mano su di un albero, posso comunicare, vedrò immagini nella mia mente e riceverò la loro saggezza e realizzerò quanto sono vivi e quanto siamo tutti interconnessi come esseri viventi. A tutti noi è stato insegnato che gli esseri umani sono superiori a tutto il resto. Siamo quelli che decidono tutto quello che succede a tutto il resto. È tutto lì da usare, è il nostro gioco. Una risorsa per noi, ma il modo in cui vedo gli altri esseri viventi ora è molto diverso, come se facessimo parte l'uno dell'altro. Facciamo parte della stessa famiglia di esseri e gli alberi sono i nostri antichi antenati, sono come i nostri nonni. A volte cammino e ci sono grandi alberi sul lato della strada e sono davvero commosso perché è come se i nostri antenati fossero proprio qui, a vegliare su di noi e a darci pace e a farlo sempre, che ne siamo grati e lo riconosciamo o meno. C'è solo qualcosa di così bello e umile in questo ed è davvero importante. La maggior parte di noi ha perso la connessione con il nostro mondo vivente. Non ci rendiamo conto di farne parte e per questo ci sentiamo disconnessi e ciò si manifesta nel nostro corpo, nella depressione e nell'ansia e così via. C'è qualcosa che manca. Sai, penso che tanti di noi sentano che c'è qualcosa che non va, qualcosa che manca. Gran parte di questo è in realtà la connessione con il nostro mondo
è la realizzazione che siamo un pezzo di qualcosa che è più grande di noi. Molte persone cercano cose perché stanno cercando di far parte di qualcosa che è più grande di loro, ma lo siamo già, non possiamo evitarlo, sarà sempre lì. Quello che potresti fare per provare a ricordarlo è scendere in un fiume, se ce n'è uno vicino a te, o in qualche posto nella natura, e semplicemente sederti lì e passare un po' di tempo a connetterti con quel posto. Potresti semplicemente mettere una mano nel fiume e nella tua mente parlargli come se fosse un essere umano. Questo aiuta a formare una connessione e se sei veramente aperto, fermo e silenzioso, potresti essere in grado di sentire qualcosa che ritorna. Questo può formare un ponte fra te e il mondo naturale di cui fai parte e sembrerà che qualcosa stia tornando da te, come un ricordo perduto da tempo che è tornato. Ti sentirai supportato da qualcosa di più grande di te ed è qualcosa di reale, proprio qui, in quello che vediamo come il mondo fisico. Potresti cercare il supporto di esseri superiori con cui non hai ancora un'esperienza diretta, semplicemente mettendo la mano nel fiume e iniziando una comunicazione, una collaborazione, una comunione. Grazie per aver ascoltato. Concludiamo con un regalo per voi, una frase dell'Advaita Vedanta. Sapendo che sono diverso dal corpo, non ho bisogno di trascurare il corpo. È un veicolo che uso per negoziare con il mondo. È il tempio che ospita il puro sé interiore.